はい、お願いします。Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, che amici miei. Ormai siamo agli sgoccioli, siamo a fine anno. A fine anno mancano praticamente, se non succede qualcosa come la settimana scorsa, in realtà sto vivendo ancora la settimana scorsa, sto registrando il video di martedì prima di Natale, quindi sappiate che sto parlando al futuro, ma in realtà sto ancora vivendo il presente. Ossia il passato, sapete che voi vedete il video nel presente. Comunque sia, a meno che non succeda un qualcosa di particolare che voglio subito mettere online, ovviamente vedete il video di martedì e il video di venerdì dove farò gli auguri di buon anno. E spero che parlando al presente, ma in realtà parlando al futuro, spero che passerete, avete passato un bellissimo Natale e io cercherò di passarlo nel migliore modo possibile e sappiate questa cosa qua, ok? Comunque sia, grazie di cuore, siamo quasi vicino ai 7.000 amici iscritti. Vi chiedo sempre di mettere un like sotto al video che è importantissimo e di iscrivervi al canale Kanko Kanai, che perché effettivamente è il feedback migliore per chi si avvicina per la prima volta al canale, affinché io possa capire che vi piace quello che sto portando avanti come programma, progetto, eccetera, eccetera. Quindi veramente sostenetemi, proseguite ad aiutarmi, perché i 7.000 amici iscritti è già una bellissima meta. Sicuramente non mi sarei aspettato che in così breve tempo avremmo raggiunto i 7.000, però effettivamente la mia speranza è raggiungere i 10.000, quindi cercate di aiutarmi. Inoltre vi chiederò la gentilezza di iscrivervi anche alla pagina, al canale di Suzy Sensei, la miscela di che trovate qui sotto in descrizione e qui sopra, che è il canale che io e Suzy Sensei dedichiamo a tutto quello che concerne la nostra vita, e nel contempo vi metterò anche molti video che hanno creato una nicchia qui dentro il Kanko Kanaiki, sono stati proposti dentro il Kanko Kanaiki, ma magari non hanno coinvolto tantissima gente, quindi ci saranno dei video anche in quel canale. Poi, ovviamente, per chi avesse Instagram, la gentilezza di iscrivervi sia alla miscela di Savitri che trovate qui sotto, che lo troverete come miscellanea di, tutto attaccato, sia al Kanko Kanaiki che sto cercando di far raggiungere la pagina su Instagram e ai 1.000 amici iscritti, e quindi sarebbe molto carino raggiungere anche quella bellissima meta. E poi, ultime due cose, le magliette, come sempre. Fino ai 10.000 devo fare questa pubblicità, devo parlare di queste cose. Qui sopra in descrizione vedrete su Teespring, che è un canale, una pagina molto nota nel mondo di YouTube, Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, dove troverete le magliette che i nostri amici di Tree of Life hanno dedicato. In questo istante, perciò troverete tutto quanto a prezzi di costo, ovviamente pagherete per chi vuole prendere le magliette, ovviamente il Kanko prenderà a prezzi di costo la maglietta, la stampa e la spedizione, ok? E sfrutto l'occasione per salutare Meris e Stefano di Modena, che saluto col cuore, che sono una coppia di amici, che ho scoperto grazie proprio al Kanko Kanaiki. Che Stefano mi tiene molta compagnia come Rick Marmotta e mi scrive spesso, guarda tutti i video e ha preso anche le magliette, cioè, due felpe se non mi sbaglio, due felpe. È stato un gesto carino perché effettivamente mi ha fatto capire che ci teneva a appartenere alla comunità del canale. Quindi saluto di voi Stefano, Rick Marmotta e il Meris da Modena. Ultima cosa, per chi fosse interessato all'attrezzatura che sto utilizzando, amazon.it/shop/kankokanaiki, trovate tutte le informazioni riguardanti quello che io adopero, così che anche voi possiate avere gli stessi materiali. Il video di oggi lo dedico a un grande scrittore, regista, drammaturgo, poeta Mishima. Mishima, Yukio Mishima, che è un personaggio, ormai è diventato un personaggio perché ovviamente è noto al mondo. Chi non conosce Mishima, chi non ha mai letto un libro di Mishima, e se non l'avete letto, vi chiedo di andarlo a leggere perché effettivamente ha una profondità che anche oggi, nel 2021, apre la mente, ok?
Ho deciso di fare questo video riguardante Mishima perché nella settimana in cui sto vivendo, quello prenatalizio, ho incontrato un altro grande autore, genio, una persona veramente di spiccata cultura, che è Igor, ossia il maestro Igor Tuveri, che è un artista, un autore. Che anche lui, con tante capacità non solo di visive del disegno, non solo di narrativa, ma l'osservare, con la capacità di osservare, che è effettivamente è una virtù molto rara, quella di sapere osservare le cose, ok? È riuscito, cioè sono andato a incontrarlo perché è venuto qui a Cagliari, quindi io e Susie siamo andati a incontrarlo e facci autografare i suoi libri perché abbiamo la collezione dei suoi libri che metterò qui sotto in descrizione per chi fosse interessato, perché effettivamente sono degni, perché Igor è un autore, un disegnatore che nelle sue opere veramente si vede si crea un ponte tra Occidente e Giappone, ok? Per chi ama il Giappone, Igor è uno di quegli autori che, secondo il mio umilissimo punto di vista, è necessario aver seguito, ok? Come può essere Mishima o tanti altri, Kawabata, tutti questi autori importanti, ok? Comunque sia, abbiamo incontrato Igor e nel mentre ci stava autografando una delle opere, ha parlato di Mishima e lì mi è venuta l'idea di fare questo. Questa è la premessa, ok? Sì, una premessa di 7 minuti, però ragazzi, il poll che vedrete dopo Natale, ovviamente è un poll riguardante il 2022, quindi sono ancora giustificato, ok? Però di Mishima ne parleremo tra qualche secondo. Arigatou gozaimasu. Benvenuti di nuovo nella seconda parte del video del Kanku Kanaiki. Sono sempre il vostro amico Sonkyo Devi Cho, maestro del Kanku Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyo Kuten di Daito Ryu. Ho qualche grado sopra la cintura di Judo e dal 2014 ho fatto un pochino di box. Sono un prepper, uno storico, un coreano, e un amante degli animali e uno youtuber, perciò una persona qualsiasi come tutti voi. Forse l'unica differenza è che le mie origini sono coreane, ma sono cresciuto a buona fetta della mia vita, sono cresciuto qui in Italia, quindi diciamo che mi sento italiano, ma con una parte culturale di base in Oriente, quindi anch'io posso dire di appartenere ai due mondi, Estremo Oriente e Italia, e da fare da ponte, da tramite a tutti voi. E da tramite chi è stato a fare questo. Chi mi ha ispirato a fare questo video è stato l'autore maestro Igor, che voi conoscete, le persone conoscono come Igor, che è il maestro Igor Tuveri, che come ho detto nella prima parte è una persona che, secondo il mio umilissimo punto di vista, chi ama il Giappone dovrebbe assolutamente seguire. Non è soltanto conoscere Sun Tzu, oppure i 36 stratagemmi, oppure Musashi, oppure aver letto miliardi di bord dell'Hagakure. Bisogna comprendere, per comprendere il Giappone bisogna comprenderne lo spirito. Per comprendere lo spirito ci sono dei senpai, delle persone che ci hanno, tra virgolette, preceduto, che hanno fatto la loro esperienza in Giappone e lo ritrasportano chi ha con le proprie capacità, ciascuno al suo livello, nel caso di Igor a livelli molto molto elevati, li ritrasporta qui in Europa. Io vi consiglio veramente di andarvi a prendere e fare una collezione sui quaderni giapponesi. Io per esempio ne ho fatti tre, la mia speranza è sempre nel cuore che ne faccia un quarto, un quinto, perché effettivamente sono delle opere d'arte che mostrano quello spaccato di Giappone che spesso e volentieri, magari,
nella frenesia di chi va per vedere il turista oppure per chi va, come nel mio caso, a fare la pratica, magari non riesce a cogliere perché siamo troppo impegnati a fare quello che abbiamo deciso di fare. Quindi io vi consiglio di veramente di leggere i quaderni giapponesi, di cui col Kankukanaki tratterrò o farò delle recensioni, quindi sappiate questa cosa. Comunque, oggi parliamo del grande Yukio Mishima, un autore molto difficile da trattare, perché effettivamente come personaggio, perché effettivamente è rimasto come personaggio storico, ok? Molti lo hanno negli anni passati, perciò perché lui è morto nel 1970, lo hanno un po' bistrattato. È un grandissimo autore, è stato uno dei primi autori a farsi conoscere al di fuori dal Giappone mondialmente, perché le sue opere venivano tradotte all'inizio con 41 lingue, per poi arrivare anche a 71, 150, capite? E sono opere che continuano a essere vive, ad avere un valore nella quotidianità, ad avere quella profondità, quel senso che un libro dovrebbe darti, ok? Ovvio, siamo attorniati da libri trash dati da persone come quelli che sono usciti dal Grande Fratello, oppure personaggi trash della televisione che fanno libri. E io personalmente parlando, quando vado in giro anche a mercatini, tra cui il supermercatino dei miei amici Mauro e Asia, che saluto se mai vedono il video, che hanno una grande biblioteca all'interno del loro mercatino, quando vedo persone che loro rivendono le copie che sono state lette da altri, e queste copie che sono state lette da altri, te lo trovi quelli là dedicati a questi personaggi, dici: ma come stiamo andando a finire? Se vogliamo avere una concezione più grande di quello che è la nostra società, la nostra vita, eccetera eccetera, bisogna avere almeno minimo alcuni autori classici da seguire, e Mishima è uno di questi. Ok? Io ci metto anche Igor, però ora parliamo di Mishima, e quindi Mishima è uno di questi. Mishima nasce nel 25, nel gennaio del 25, e in realtà non aveva il nome Yukio Mishima. Yukio Mishima è un nome artistico. All'inizio si chiamava Kimitake Hiroaka. Kimitake Hiroaka. E sappiamo... Allora, per chi ha visto da bambino un cartone animato chiamato Teppei, il selvaggio Teppei, lì si vede una ricostruzione un po' alla lontana della giovinezza di Mishima, perché Mishima lo descrive nella sua gioventù, lo mette per iscritto la sua come autobiografia. Allora, si vede, chi ha seguito Teppei, cioè io parlo delle persone che sono cresciute negli anni 70, 80, ok? In questo cartone animato si vede una nonna che con la naginata infesta la vita di Teppei, rende, perché è una famiglia, tra virgolette, non dico nobile, però una famiglia altolocata, quindi Teppei ha queste vicende con la nonna che lo insegue con la naginata. Per chi non conosce Sanagenata, è una alabarda, è l'alabarda giapponese, ok? Mishima ha avuto una vita particolare. Ricordiamoci, qui si parla del 1925, un'epoca storica in cui il nazionalismo giapponese era imperante e il Giappone cercava di espandersi, e giorno per giorno c'erano proclami da parte del governo militare, perché tutti dicono governo imperiale, però nella realtà sappiamo, come storici, che l'imperatore Hirohito era praticamente in custodia dal governo militare, e il governo militare faceva azioni di propaganda, come era solito, come era successo in Italia col fascismo, in Germania con il nazismo e in Russia con lo stalinismo. Quindi il lavoro di propaganda era gigantesca al punto tale che Mishima vive in un contesto dove la propaganda era quotidiano. Per giunta la nonna, da quello che si evince, la nonna
essendo anche comunque sia una famiglia tra virgolette tradizionale, legata ancora ai vecchi fasti di quelli che potevano essere l'idea del samurai, del servile del paese, eccetera, eccetera. Ovviamente, perché poi con l'avvento dell'epoca Meiji, cioè Meiji Jidai, scompare dal 1871, le cose scompaiono, il Giappone si modernizza. Però dobbiamo ricordarci questa cosa: molte persone si scordano che magari il termine samurai e le famiglie dei Bushi scompaiono, la classe dei Bushi scompare, però i militari dopo la guerra di Giappone-Russia, ok? Russo-giapponese. Dopo la guerra russo-giapponese, con l'espansione del Giappone verso la Corea, la Manciuria, eccetera, eccetera, arriva un punto tale che hanno bisogno di implementare un modo di pensare verso la popolazione. E questo modo di implementare che cos'è? Implementare che cosa? Nozioni che erano legate al servire lo Stato. Nozioni, propaganda che servivano affinché la popolazione servisse ciecamente lo Stato, ok? Queste nozioni per i giapponesi. In Germania fecero un certo tipo di propaganda, in Italia un altro, in Russia un altro ancora. In Giappone sfruttarono l'idea già imperante del neoconfucianesimo, dove noi neoconfuciani o confuciani obbediamo ai genitori, obbediamo al re, obbediamo alla patria, capite? Ci stanno vari livelli. Per il Giappone era semplice, perché sono esistiti i samurai, che vuol dire persone che servono. Quindi, nonostante all'inizio cercarono in ogni maniera di eliminare l'idea del Bushi, successivamente portano in avanti, lo riprendono. Hanno eliminato i Bushi, hanno rovinato intere famiglie, interi clan di persone dopo la guerra civile. I militari riprendono quella cultura e lo espandono a tutta la popolazione. Al punto tale che durante la guerra mondiale sappiamo che molti giovani che non erano appartenuti alla classe dei Bushi fanno kamikaze. Ovvio, molti dei militari erano ex samurai, questo è vero, però non tutti lo erano, perciò l'idea dell'onore, dell'idea di... era tutto quanto una cosa propagandistica giapponese del governo di quel periodo, affinché la popolazione cominciasse a pensare, ok, io appartengo a... anch'io sono un samurai, devo servire lo Stato e quindi mi dedico a questo. Questo è il tipo di nazionalismo che i giapponesi, il governo giapponese militare, crea in quell'epoca, che si propagherà nel tempo. Anche Ueshiba, sempre per parlare di nazionalismo, Ueshiba fu completamente influenzato da questo, al punto tale che oggigiorno molti praticanti di Aikido rimangono sbalorditi e scioccati. Io già 10 anni fa ne parlavo e molti dei nostri fratelli Aikidoka ce l'hanno avuto con me perché parlavo di cose che secondo loro era dogmaticamente sbagliato, ossia del fatto che Ueshiba fosse stato nazionalista, avesse un patriottismo esacerbante, esagerato, tutto quello che volete voi, ok? Però gli uomini di quel periodo, perciò fino alla metà del 1900, ok? Erano persone che veramente vivevano di questa cosa. E la famiglia di Mishima erano di queste. Al punto tale che la nonna lo spedisce il ragazzo, Kimitake, lo spedisce in una scuola, tra virgolette, di elite, appartenente alla nuova aristocrazia, che si era formata dagli ex daimyo dell'epoca Edo. I nobili imperiali si fusero durante l'epoca Meiji, per creare nuovi titoli, nuove cose che rispecchiavano un pochino la Germania, perciò come si compaiono i marchesi, compaiono i duchi, compaiono i principi, eccetera, eccetera. Quindi in questa scuola Mishima va a iscriversi in una scuola di elite, dove la propaganda sicuramente si viveva allo stato esagerato, e passa la maggior parte del tempo a seguire questo tipo di scuola, dove effettivamente, secondo alcuni storici, era una scuola con una rigidità di stampo spartano, ok? Una scuola maschile,
una scuola dove il nonnismo, scuola maschile, può comparire, compare, comparirà, perché molto spesso nelle scuole orientali è sempre stato così. La scuola, ed è ancora così, non è che nelle scuole maschili il nonnismo è forte, il senpai kohai a volte viene trasformato in nonnismo, come succede anche qui in Italia. In Italia, coloro che devono essere senpai nelle nostre palestre di arti marziali, nei nostri dojo, spesso e volentieri si comportano con nonnismo. Io c'avevo, da ragazzino, ero piccolo piccolo, c'avevo uno, che un ragazzo, che non so neanche se ha proseguito a praticare, che era viveva di nonnismo. Cioè, mi ricordo che per umiliarmi mi faceva alzare lo showman e mi faceva icchio con cattiveria ogni volta, e io dovevo soltanto stare zitto e farlo. Perché ovviamente era una forma mentis, il rapporto senpai kohai è una forma mentis, che è un modo di approcciarsi che facilmente viene malinterpretato in Oriente, figurarsi qui in Italia, ok? Quindi, tornando a noi, senza andare fuori tema, Mishima ha vissuto le stesse medesime cose che molti altri vivono. Però, sappiamo che scrittore, poeta, era una persona di una profondità, una grande profondità e anche sensibilità. Spesso e volentieri, oggi come oggi, se qualcuno chiede Mishima, pensa che sia un nazionalista, spunto, un fascista, punto. Non è così. È pur sempre un autore, una persona che forse era troppo sensibile e si è lasciato andare nelle sue idee, quello sicuramente, ok? Però di questo ne parliamo tra qualche secondo. Comunque sia, il giovane Mishima, la nonna super ossessiva, comunque sia negli anni 40, riesce, vicino agli anni 30, 34 per precisione. La madre riesce a staccare il figlio dalla preponderanza della nonna, perché tutti vivevano in questa casa gigantesca, eccetera, eccetera. E cresce il figlio, però il figlio ovviamente nella fase di crescita, che è la fase più importante, aveva assimilato le paure, le agitazioni, sia dell'epoca che della nonna. In una scuola dove c'era propaganda, dobbiamo capire che la crescita di un bambino poi trasformerà la persona del futuro. Comunque, Mishima riesce a iscriversi all'università e diventare anche, laureandosi, giurisprudenza, si laurea a pieni voti ed entra anche a lavorare come impiegato un prestigioso posto come impiegato al Ministero delle Finanze. Questo voluto dal padre. Però, ovviamente, la sua passione era la scrittura. Lui continua a scrivere, i primi romanzi erano. Erano cosiddetti romanzi romantici giapponesi, ok? Perché in Giappone ci fu una fase di romanticismo. Ovviamente dobbiamo sempre traslare, non si può dire romanticismo in Europa, ci sta in tutto il mondo. I tempi possono variare, ok? Anche oggigiorno le cose variano. Alcune informazioni che la tecnologia che si vive in Oriente viene in Italia molto più tardi. Per farvi un esempio banale, ok? Comunque lui fu uno degli autori che scrisse seguì molto il filone romantico giapponese, e lui venne fatto conoscere come autore, e da lì il termine Mishima, il nome Yukio Mishima, si espose nel mondo grazie a questo. Cominciò a farsi un nome. Lui amava così tanto scrivere, al punto tale che dormiva solo 2 o 3 ore per poter scrivere la notte, mentre di giorno fino alla sera lavorava, perché ovviamente si parla ancora degli anni 40, il lavoro, e poi la gente, i giapponesi poi anche dopo continuano a lavorare come se non ci fosse un domani, ok? Quindi alla fine, quando ci fu un incidente in cui Mishima rischiò la vita, assieme al padre, decise di abbandonare il lavoro al ministero per poter dedicarsi a questo. Questa non è così sbagliata come idea, ragazzi. Oggi diremo: ah, che è impazzito il posto fisso, come il film di Checco Zalone. Nella realtà, queste cose sono già capitate varie volte. Alcuni riuscivano a mantenere questa doppia vita. Però sappiamo dai racconti di Saito Morihiro Sian dell'Aikido,
quanto fosse difficile fare il lavoro di giorno di ferrotranviere e ritornare la sera per fare il maestro di Aikido. Capite il senso? Ci sono delle cose che dobbiamo comprendere anche oggi, 2021, molti di noi hanno difficoltà a fine serata ad andare al dojo a praticare. Non è sbagliato l'idea. Chi dice, oh, praticate poche ore al giorno, queste persone o sono ricche o non hanno, o vivono sotto i genitori o non hanno mai patito la fame. Non è facile, ok? Comunque Mishima si dedica anima e corpo a questo. Prende dei premi anche di prestigio, nel senso la critica lo approva perché parla molto di se stesso, anche della sua omosessualità. Perché Mishima fu una persona dichiaratamente omosessuale, anche se negli ultimi anni, poi con l'avvento dei figli, cioè i figli, perché lui ebbe dei figli, si sposò, ebbe dei figli, sia i figli che la moglie, che divenne poi vedova negli anni 70, cercarono in ogni maniera di cambiare un po' l'argomentazione, dicendo che non era così. Quindi noi sappiamo che Mishima comunque sia elogia il corpo, perché lui, grazie a un viaggio che fece in Grecia, in Europa, ma soprattutto in Grecia, si innamorò moltissimo delle statue greche, della cultura greca, e al punto tale da dire ok, io voglio curare il mio corpo, voglio fare in modo che il corpo sia il santuario dello spirito, eccetera eccetera. E da lì il suo amore per il culturismo. Lui amava molto il suo fisico. Faceva, durante gli anni in cui divenne molto famoso come autore, perché ovviamente i suoi scritti, come dato che venivano venduti in tutto il mondo, in Giappone fecero un grande clamore, perché il Giappone, ricordiamoci, è sempre stato un paese, dall'epoca Meiji in poi, che guardava verso l'Occidente con, tra virgolette, amore e invidia, perché ovviamente l'invidia, che cos'è? È il miglior modo di amare una cosa, ok? Chi è invidioso tendenzialmente e l'ammira talmente tanto da invidiarne, ok? Spesso volentieri, Su Sensei ha ragione su questo quando me lo disse. E quindi questa sensazione verso l'Europa, chi aveva fama nel mondo perché i suoi testi venivano tradotti, riceveva una grande notorietà in Giappone. Era normale, perché in un'epoca in cui il Giappone stava cercando di alzare la testa, di migliorare, di non essere considerato terzo mondo, questo lo so perché da coreano ho visto la Corea che ha fatto la stessa cosa, per non essere, tenere presente che quando ero bambino la Corea veniva considerata ancora un paese del terzo mondo. Con le Olimpiadi del 1988 la Corea alza la testa e tutti i coreani sono orgogliosi. Oggi viene considerata una potenza economica gigantesca. Però molti dei giovani si sono scordati di quello che era prima dell'88. Però effettivamente anch'io, quando la Corea passò da terzo mondo, che i ragazzi dell'Africa, che era della scuola inglese dove io facevo, che era la New School di Roma, nelle scuole inglesi mi dicevano tu abiti al terzo mondo, un bambino dell'Africa mi dice a me che abitavo nel terzo mondo. Capite qua com'era la situazione? Oggi è molto diversa, non che importasse, però effettivamente comprendete quanto queste cose fosse sentito da noi asiatici. I giapponesi, per loro era importante avere una notorietà nel mondo, e Mishima dava prestigio. Mishima, come pochi di voi sanno, è un marzialista. Mishima è non un marzialista alla Elvis Presley, non confondiamoci, non è un marzialista di quel tipo, ma è un vero marzialista. Si dedica anima e corpo nel kendo, ok? E ci sono immagini di lui, perché ovviamente lui si registravano foto, c'erano video in cui fa vedere che pratica lo Iaido, pratica il kendo. Praticamente lui assimila tutto quello che secondo lui lo avvicinava al concetto del Giappone. Qui bisogna però fare una chiarezza. Come vi ho detto, il giapponese tende a voler vedere il fuori, l'esterno, imitarlo. La Sony imita la Philips e crea gli Walkman che la Philips aveva creato, non so se rendo l'idea. Infatti negli anni 80 si diceva sempre che i giapponesi erano abilissimi a copiare, ok?
i coreani copiano il Giappone, i cinesi copiano i coreani e giapponesi, e quindi abbiamo lo status quo attuale. Però in generale, quando si parla di Mishima, non si può dire che copia l'Occidente. Lui è stato attratto dalla Grecia, dalla fisicità delle opere d'arte greche. Ritorna in Giappone e segue questa cosa. Però nel contempo lui non riesce, ricordatevi, è stato in una scuola spartana, che potremmo definire spartana, una scuola molto chiusa di elite, già dei giapponesi, non di una casta, delle famiglie aristocratiche giapponesi di prima della guerra mondiale. È stata all'interno di una famiglia dove la nonna continuava a dare questi input, ha vissuto il Giappone nazionalistico. Quindi ovviamente cosa succede? Quando Mishima si approccia al mondo, lui osserva il mondo in maniera non disgustata, però lui comprende che quello che per lui era il Giappone, non era quello che aveva l'immagine del Giappone, non era assolutamente quello che stava vivendo, perché effettivamente lui quando vive la cosa la vede in maniera romantica, ok? Perché ovviamente lui la sua giovinezza non ha fatto la guerra, lui ha seguito la propaganda, la sua giovinezza l'ha passata all'università, quindi c'erano anche questi aspetti che bisogna analizzare. Lui non ha vissuto la guerra, lui ha visto gli altri che facevano guerra, non ha visto gli orrori della guerra, quindi lui percepisce il Giappone come se sia schiacciato dagli americani, perché effettivamente quando gli americani ritornano nel 45 trattano il Giappone come un paese sconfitto, anche se tra virgolette come storico io e come coreano dico i coreani puniscono la Corea che non c'entra nulla dividendola in due, mentre invece il Giappone viene tra virgolette salvaguardata perché ci sono motivazioni tra cui i reperti medici delle ricerche scientifiche fatte da UNITA come le UNITA 731, cosa che nessuno ne vuole parlare, ma a me non mi interessa, ne parlo tranquillamente, ok? Quindi gli americani comunque sia trattano il Giappone come sconfitti, sembra sempre che ci sia un overlord, un qualcuno al di sopra che schiaccia il collo del paese, e questa era la sensazione che Mishima aveva. Per giunta vedeva molte persone che lasciavano, non dico la tradizione dei samurai, quella è una cavolata, ok? Non era quello, però bisognava ammettere che molti abbandonavano le tradizioni giapponesi per affacciarsi a che cosa? A quello, al What's American Boy, capite il senso? Se voi pensate, immaginate il film di Alberto Sordi, che ovviamente è ironico, in cui lui fa alla matrice, non alla matriciana, agli spaghetti o la te destruggo, ok? Si vede lui e si ironizza sul fatto che lui era molto American Boy, ok? Anche noi negli anni 80 vedevamo molti American Boy, quelli che venivano vestiti un po' dalla tipo G-Funk, ossia, vestiti un po' alla... E dicevamo, ma scusa, ma non sei neanche un afroamericano, ti vesti in questa maniera, capite? Perché ovviamente quando c'è un mito tu vuoi seguirlo. In Italia oggigiorno ci sono i giappaliani sono quelli là che saranno andati una sola volta in Giappone o non ci sono andati, ma si comportano da giapponesi e non va bene, come ci sono i K-popari che sono anche peggio, sono quelli là che amano la Corea. A sproposito, vabbè, lasciamo perdere, non trascendiamo. Comunque, quando una persona con la sensibilità di Mishima vede queste cose, ovviamente lui comincia a dire no, non mi va bene. E il suo no, non mi va bene, come si tramuta? Si tramuta in questa maniera. Crea un piccolo esercito privato che manda poi ad allenarsi insieme all'esercito di autodifesa giapponese. La sua associazione, che serve l'associazione degli scudi, il Tatenokai. Il Tatenokai era un esercito privato. E lui aveva creato questo esercito privato finanziandolo, perché ovviamente con i libri guadagnava un sacco di soldi, finanziandolo con dollari americani. Finanziava questo esercito formando circa, alcuni dicono 120, nella realtà dovrebbe essere all'incirca 100 giovani, forma questi giovani perseguendo il Bushido.
il Bushido e forma questi ragazzi affinché studiassero il Sun Tzu, studiassero il Gorin no Sho di Musashi, studiassero, tra se volete interessati a Musashi, ci ho fatto un video sulla sua vita, studiassero l'Hagakure. E qui volevo fare un discorso tra Yamamoto Tsunetomo e l'Hagakure, di cui ho promesso che farò un video, perciò le promesse fatte vengono mantenute. Tsunetomo, Yamamoto, effettivamente il suo modo di porsi, perché ovviamente non è stato lui a scrivere il libro, ricordiamocelo, però ne parleremo a suo tempo, ok? Lui descrive e poi ha un suo amico che poi successivamente lo trascriverà alla fine della sua vita, quindi bisogna vedere come è stato trascritto. Però questo per quanto concerne l'Hagakure. Nell'Hagakure comunque sia, vediamo un rimpianto alla decadenza della società, in quel caso dei Bushi, alla speranza che si ritorni ai vecchi fasti, cioè ci sono queste input e questi stessi input li troviamo anche in Mishima, ok? Lui con la creazione di un esercito privato non è che lui volesse diventare nel paramilitarismo, volesse sostituirsi al, come era successo per esempio in Germania con le SA del primo nazismo. Oppure con i squadroni fascisti qui in Italia. Non era quel tipo di sostituzione, bensì lui voleva comunque sia creare, come era successo per la Corea con i giovani in fiore che sono i Hwarang, voleva creare un gruppo di elite, questa Tatenokai, dove questi giovani poi successivamente sarebbero entrati facendo carriera all'interno dell'esercito, all'interno dei vari ministeri. E avrebbe portato avanti una cultura, quindi non era un esercito parallelo con cui voleva occupare, perché ovviamente il gesto eclatante che adesso arriviamo fu quello di occupare il Ministero della Difesa, ok? Ma non era quello, lui non aveva l'intento di fare un colpo di Stato. Questo è l'errore che spesso volentieri si fa quando si parla di Mishima, perché si pensa Mishima nazionalista, Mishima esercito privato, vuole fare il colpo di Stato come magari avevamo provato a fare quelli della decima MAS, ok? In Italia. Ma non era così, non era. Erano paramilitari sicuramente, però diciamo l'idea di fondo era quella di allenare come se fossero un dojo, allenare le persone a crearsi una forma mentis, un modo di porsi affinché loro potessero successivamente migliorare il Giappone. Infatti, quando lui entra, non fa male non fa male a nessuno se non a se stesso. Lui fa il gesto dopo un discorso che effettivamente si vede tracce di romanticismo nel discorso. Nazionalismo sicuramente, l'amore verso l'imperatore, che non è l'imperatore fisico, in quel caso Hirohito. Bensì era ancora l'immagine, l'imperatore divino, il Tenno, l'imperatore divino, tipico degli anni 20, 30, 40 del secolo scorso. Quindi, e queste cose sappiamo che anche Ueshiba, uomo che oggigiorno viene definito uomo di pace, eccetera, eccetera, aveva fatto i medesimi discorsi. Lui parla dell'imperatore, mette sempre avanti l'imperatore. Quando andiamo a vedere i Doka, parla di imperatore, cioè non so se rendo l'idea. Quindi Mishima, comunque sia, vive una situazione decadente, vive una depressione sociale. Vuole dare il buon esempio, crede vivamente in questo e anche attratto molto dalla morte, come molti giapponesi sono molto attratti dalla figura della morte, capito? Lo evita in ogni maniera, al punto tale che quando si fanno le numerazioni il 4 Shi non viene mai, cioè, alcuni spesso e volentieri lo trasformano in Yon, eccetera, eccetera, ok? Viene attratto da queste cose, ma nel contempo vuole dare un buon esempio con la sua morte. Infatti, con l'occupazione del 1970, il 25 novembre, so questa data perché è una da io la festeggio in quei giorni, ok? Il mio compleanno. Il 25 novembre, lui occupa il Ministero della Difesa, parla ai soldati, ai giovani, perché lui spera nei giovani.
Lui che ha 45 anni spera che i giovani possano cambiare qualcosa, possano fare la differenza. Parla ai giovani, poi fa l'atto di seppuku. Che poi lì il Kaishaku che sarebbe l'assistente, che era morita, sbagli 3 volte il colpo alla testa, non riuscendo a tagliare, che poi successivamente sarà un'altra persona, mi sembra Kubita, a tagliargli la testa, è relativo. Sappiamo che Morita, che era profondamente legato a Mishima, farà anche lui seppuku. Quindi in generale il discorso di Mishima non è un matto, cioè facciamo conto, ultimamente non matto, è un termine sbagliato. Non è uno di quegli artisti depressi che vedono il mondo in maniera depressa e quindi decidono di suicidarsi, ok? Non ha problemi come Kurt Cobain, per esempio. Oggi ho letto un articolo su Kurt Cobain, quindi mi viene in mente questa cosa. No, lui persegue, segue, cioè ovviamente è attratto da questa cosa, dalla morte, molto spesso compare nei suoi libri questa traccia, ok? Della morte, dell'ammirazione verso la morte, del fatto lui stesso nella frase finale dice che la gente, avendo paura di morire, non riesce a vivere, capito? È una vita di vetro. Quindi lui comunque sia ha questa attrazione fatale. Però nel contempo lui crede vivamente nei vecchi fasti in maniera romantica, da persona che non l'ha vissuta. L'ha vissuta, ma non l'ha vissuta, perché lui non è stato in guerra, quindi non ha vissuto gli orrori, non ha vissuto realmente cosa potesse essere. Quindi lui vive coi fasti come nell'Hagakure vediamo i fasti di un qualcosa che magari non si viveva più durante l'Edo Jidai. Quindi ci sono queste tracce qua e lui fa questo atto per, non solo per lamentarsi, ma per dare il buon esempio al Giappone affinché ritornasse, ai Giapponi dei giovani, ritornasse all'orgoglio di una volta. Sbagliato o no, giusto? Noi non abbiamo il diritto di dire questa cosa, amici miei, non abbiamo il diritto. Sicuramente è un gesto forte che può anche essere definito un po' alieno alle culture al di fuori del Giappone, perché se noi andiamo a vedere anche in alcuni film di Takeshi Kitano, questa idea della morte, morte orgogliosa, morte giusta, compare nel film Brothers, compare quando lui, senza fare lo spoiler, uno dei personaggi, ok? Uno dei personaggi va a morire con orgoglio, nonostante sapesse che era finita, ok? Preferisce morire combattendo, anche se non riuscirà neanche a sparare una volta, piuttosto che morire nel dimenticatoio. Nel film Hanabi ricompare lo stesso principio, ossia perseguire la morte per uno scopo più alto in confronto a, che in quel caso è l'amore, in confronto ad altre. Cioè, questi principi compaiono, ragazzi. Quindi non possiamo giudicare, non ovviamente essere attratti da esso, no. Bisogna vivere la vita, vivere la luce della vita, ok? Questo è il mio messaggio. Spero che non vi abbia annoiato. È l'ultimo video dell'anno, perché ovviamente il video del venerdì sarà quello di auguri, che sarà più breve. L'ultimo video dell'anno, spero comunque sia. Volevo chiuderlo con un personaggio storico che comunque sia ha lasciato una sua grande, grande traccia nel mondo. Ok? Grazie di essere stati ancora qua e ci vediamo per gli auguri di fine anno e inizio dell'anno. Ok? Domo arigatou gozaimashita.